non è che sia stata una scelta, diciamo che Clown è una vocazione, no? Non è una. Non è mai una scelta precisa. E c'è chi se lo sente di farlo e si dedica. Tra l'altro mio padre non è che era molto d'accordo all'inizio che io facessi il clown, perché giustamente non essendo clown lui non è che potesse insegnarmi molto. Mio nonno invece diversamente era clown, solo che non ho vissuto molto a lungo, e quindi molto che io ero ancora abbastanza piccolo, non avevo ancora le possibilità di ricevere da lui quei consigli che altrimenti senz'altro mi avrebbe dato. Sempre voglia di ridere, cioè, dipende da come la si fa ridere, cioè farla ridere con la battuta volgare, con lo scherzo grasso o grossolano che si voglia, ma si può ancora fare, solo che non è che sia quella la strada che io abbia scelto. Preferisco magari un umorismo più fine, anche se è un po' più difficile da trasmettere. Ho la grossa risata, la si può anche far fare, come dicevo prima, solo che bisogna vedere il modo in cui la si fa fare, no? Non è un problema, quando uno esce fuori e magari si rovescia un sacco o un secchio d'acqua addosso, la gente ride, ma cioè non c'è nessuna arte, nessuna bravura a farla ridere così. Bisogna cercare di farla ridere con delle altre cose, con un umorismo un po' più, con un'ironia, con un umorismo un po' più fine, quello è già più difficile, però la gente dopo ne è più soddisfatta. Sentirsi affermato, altrimenti finisce la ricerca dello scherzo nuovo, della gag nuova, della nuova ironia, finisce tutta la ciò che nel clown è ricerca, è ricerca di cose nuove. Se uno si sente affermato, continua a fare quelle cose e segue a far quello, dopo naturalmente i risultati dopo saranno, a mio avviso, mediocri. Un essere umano non può mai avere sempre voglia di andare in pista. Ci sono delle situazioni, degli stati d'animo cui una persona non è che abbia, che sia il, per cui in quel momento non è che sia l'ideale entrare in pista, però siamo dei professionisti, no? Il nostro lavoro, e sappiamo che la gente che in quel momento è in circo ha pagato il biglietto e si aspetta sempre il meglio da noi, quindi una volta che entriamo dentro cerchiamo sempre di dare il meglio, probabilmente non possiamo sempre avere la stessa voglia di entrare in pista, questo assolutamente.
modo nel numero di clown il pubblico è un buon 30-40% della riuscita dello scherzo, della gag o del numero che si voglia, perché è una componente molto importante nel numero di un clown, il pubblico, la risata, quel feeling che si riesce a creare tra l'artista e lo spettatore. Cioè, la vita del circo può essere a volte molto scomoda, perché ci sono piazze che non sono magari ideali, dove c'è molto fango, dove si entra dentro fino al ginocchio, dove bisogna mettere gli stivali, e piove, e l'acqua che ti entra nelle ossa, e magari entri in pista e ci sono magari 100 spettatori solo a vederti, 80, 40, quindi in quei momenti lì magari si hanno dei momenti di sconforto, di malinconia, però passa tutto, perché magari il giorno dopo c'è il circo pieno, magari si cambia piazza e viene fuori il sole ed ecco che abbiamo già dimenticato tutto. Se tu non fossi un clown, che cosa ti piacerebbe essere? Pagliaccio. Pagliaccio, un buffone, un arlecchino. Mi potrebbe portare al Circo Medrano a San Siro? Sì, benissimo, immediatamente. Circo Medrano.
bello, magnifico. Ma scusi, lei è un artista? Sì, sì, lavoro lì al circo. Al circo? Ecco, il fisico che c'ha, non capisco. Cavallerizza, penso di no. Acrobata? Trapezista? No. Scusi, sono al reparto criminale. Indiscreto, ma... Beh, il mio lavoro non è così pericoloso. Presalla. Però diciamo che è anche abbastanza importante. Sant'Antonio 5. Scusi, sarò indiscreto, ma che lavoro fa? 31. Io sono un clown. Clown, che gioia, che festa. Bene, Marte 31. La poesia del circo, la festa per i bambini. Sant'Antonio 5. Complimenti. Sono felice e onorato di accompagnare al Circo Medrano. Io amo il circo, perché il circo è poesia, è giovinezza. È un'arte stupenda. Complimenti. Grazie, mi fa piacere che ci sono ancora delle persone che amano la nostra arte, come l'ha chiamata lei. Mm-hmm.